Va bene, tra le varie persone che dobbiamo ringraziare c'è l'uomo che porta allegria con una sola risata. Max Pezzali! Eccomi qua, Fabio. A proposito di Pavia, Max, dove vai ad agosto tu? Ma sai che non ne ho la più pallida idea. Cioè, so che a luglio devo, cioè appunto ci sono dei concerti che devo fare. Insomma, qualcosina. Qualcosina devo fare, ma agosto non ho la più pallida idea. Allora, probabilmente resterò a casa. Ma sì, ma non posso. Scusami, tu ce l'hai un pezzettino, ma non serve tanto. Guarda, la tenda è, mi sembra, 2 metri per uno. No, sì, 2x2,10 mi sembra. Ce l'hai un 2x2,10? Stai tranquillo, c'è proprio l'unica rottura di scatole è l'innaffiaggio la mattina, però lo tolgo. Sai cosa faccio? Più tardi, faccio quindi il buco sotto la tenda e ci metto proprio lì sopra, così quando viene sullo stoppino lì, capito? E faccio il lavaggio macchine dall'interno. Esatto. Vogliamo ricordare quando fai San Siro, Max? Sì, allora il 15 e 16 luglio, con un'anticipazione prima il 10 a Bibione, che facciamo, diciamo, la data zero. Insomma, fai le prove. Sì, esatto, c'è una provona generale, eccetera, eccetera. E poi dopo niente. Quindi agosto a casa. Sai che senti, ti devo chiedere una cosa, perché mi interessa molto il tuo lavoro. L'altra volta ti ho chiesto come scrivi le canzoni. Oggi era solo per ringraziarti che sei stato con noi. Ma ti volevo dire, la scaletta dei concerti. Sì. Uno un po' la cambia perché non può essere sempre lo stesso concerto, ma cosa viene dettata da te o dal fatto che suona bene all'aperto? Cioè... Beh, ci sono mille motivi. Beh, indubbiamente, allora, la base è si cerca di fare quello che piace alle persone che ti verranno a vedere. Cioè, no? Ci sono canzoni che non puoi togliere, tipo Come mai non la puoi togliere, L'uomo ragno non puoi togliere. Gli anni non la puoi togliere. Quindi ci sono quelli base, ecco, la regola base è vai a vedere su Spotify quelle che suonano di più delle cinque. Le più cliccate fa la scaletta. Esattamente, bravissimo. Questa generalmente è un ottimo punto di partenza. E poi te l'assembli come più comodo, no? Nel senso, magari alcune cerchi di metterle insieme, devi fare il medley, perché magari sono troppe, però insomma, la regola è quella lì. L'altro giorno, durante un'intervista, mi ha detto: ah, quindi ho visto che sei tornato a fare il cinema. Sì, ma tu quanti film hai fatto? Io ho detto: aspetta un attimo, sono su Wikipedia, io non leggo, vado su internet a vedere la mia vita, giustamente, sennò uno come fa, certo, a sapere? Ma io tipo i testi miei, cioè dentro, io poi vado su tipo quelle cose, angolo testi, quelle robe lì, che poi non me le ricordo, e magari c'è un errore, diventa quello lì poi quello vero. Allora, Max, più originale. Quindi fai il concerto, diciamo, di prova, poi fai San Siro, poi dove vai? Penso che appunto, diciamo che per il momento mi fermo, nel senso che dopo ci sarà una lo farai in autunno. Esatto. Ok, sì. Allora Max, noi per ringraziarti e porti veramente allegria con un sorriso, Maurizio mi ha detto questa mattina, fai scegliere. No, non è vero. Io gli ho detto: Maurizio, facciamolo scegliere a lui. E lui dice: dopo cazzo, se non lo trovo. Ma stai buono, mica. Allora, Max Pezzali, tu in quanto... Sì. Tu poi di nome sei Massimo o Massimiliano? Massimo. Allora, Massimo, sì. Pezzali, sei Pezza o sei Pezzali? No, sei Pezzali. No, Pezzali. Pezzali. Ok. Allora, Massimo Pezzali, non Max, ok? Pezzali Massimo. Presente. Pezzali Massimo, esatto. Che canzone degli 883 o di Max Pezzali vorresti ascoltare alla radio oggi? Beh, alla radio forse una. Aspetta, come che mai, poi magari Maurizio mai. Poi. Maurizio spinge su come mai. Maurizio dice: secondo me, come mai potrebbe avere un problema? Vi siete scritti, perché tutto che dice: senti, tu potresti spingere su come mai. Sai come fa il cameriere quando deve finire la roba che non è fresca? Oggi consiglierei tantissimo la sogliola. Ma io vorrei un'isata, esatto. Ma con la sogliola, che lo chef dice: ragazzi, filiamo le sogliole oggi. Vabbè, possiamo. Quella che cantava sempre mio figlio a scuola, tipo alle elementari, risposte non ne ho mai avute. Sì. Mai aspetta, quella lì sì, era quella del pianeta del tesoro. Che era girata al cinema, c'era girata al cinema il video, no? Esatto, perché era la colonna sonora della versione italiana del film Il pianeta del tesoro. Quella canzone, risposte no, ma ne avute, mai ne avrò. Bellissima quella canzone. Vabbè, comunque vince come mai, Max. Vince come mai, sì. Esatto. Allora, sì, ci sta. Massimiliano Massimo Pezzali, ti ringraziamo e ringraziamo. No, grazie a te, a tutti, Max, dai, davvero. Lo sai che a settembre, se ci rinnovano anche a te.
Ah sì, io sono pronto. Esatto. Ciao. Sto qua ad agosto, quindi a settembre mi ritrovate esattamente qui. Ad agosto vengo con la tenda a casa tua. Ciao, esatto. Max. Ciao. Adesso io piango qua.